Ciao a tutti da Insorto Contadino. Oggi vi farò vedere i risultati delle mie talee di uva fragola. Eccole qui. In ogni vaso a gennaio ho inserito tre rametti della pianta madre di uva fragola di una lunghezza di circa 25-30 cm, interrati per circa un terzo della loro lunghezza, leggermente in obliquo. E questi sono i risultati. In questo vaso vediamo che 2 su 3 hanno già messo le gemme. Ripeto, siamo a metà marzo, questo l'ho preso a gennaio. In quest'altro vediamo che 1 su 3 ha già messo le gemme. E qui addirittura siamo ad un 3 su 3. Guarda, questo qui è la base. Questo dietro ce l'ha qui. E quest'altro ce l'ho qui. Era la prima volta che facevo la talea di uva fragola, sinceramente, per cui ho preso sia rami di un anno che rami di 2 anni per vedere se c'era una differenza, ma vedo che alla fine le radici le hanno fatte tutte e due, le gemme c'erano tutte e due, per cui è veramente molto molto semplice. Ovviamente la talea è un metodo che può essere utilizzato per tantissime piante. Penso, guardandomi intorno, al rosmarino, alla salvia, tutte queste qui che vedete sono state fatte per talea. Guardate che spettacolo! Sono una bellezza, così a cascata. Guardate che roba! Ho preso dei rametti, questi saranno alcuni anni già che sono lì, e via. Si può fare per l'alloro, si può fare per l'oleandro, si può fare per il cedro, per i limoni, tantissime specie. Ok? E ricordiamoci che la talea ci consente di avere una pianta identica alla pianta madre, per cui nel caso di un agrume come questo qui, che è innestato, noi avremo già la pianta innestata, cioè avremo il cedro, non il portainnesto selvatico, a differenza della semina, in cui se io vado a seminare un seme di cedro, la pianta che nascerà non sempre sarà cedro, ma potrebbe essere il portainnesto, quindi una pianta più selvatica. Stesso per tutti gli agrumi. E ho visto che le talee, per esempio, di arancio e di mandarino sono più difficili da far attecchire, mentre quella di limone attecchisce molto facilmente, così come quella del cedro. E quindi possiamo sbizzarrirci. E tanta gente parla di ormoni radicanti. Gente, io non utilizzo niente di chimico, i risultati ce l'ho, sono contro la chimica, sono contro i concimi, il fosforo, il potassio, tutte queste cavolate. È inutile che mi fai vedere che c'hai le piante belle gonfie. Hai usato la chimica, hai usato una cosa, un'energia non rinnovabile per chi vende il petrolio. Quindi buttiamo via tutte queste schifezze, sperimentiamo naturalmente. I risultati ce li avremo, ok? Quindi un invito alla sperimentazione, in leggerezza e in armonia con la natura. Terriccio, qualcuno vuole chiedere il terriccio, è di pineta, vedete? Sì, è un po' acido in beh. Viene setacciato per togliere le parti più grosse, ma neanche troppo, vedete? Ricco di humus. Terriccio vivo, non quelle schifezze che si comprano anche nei negozi specializzati, certe schifezze, substrati sterili proprio. Una cosa fondamentale che mi sono dimenticato di dire: come conservare le talee una volta messe nel vaso, nel terriccio? Vanno tenute a temperatura il più possibile costante, per cui se le prendete né troppo caldo né troppo freddo, per cui il periodo ideale è autunno, inverno anche, e primavera, ma se lo fate in inverno, se lo fate a fine autunno, è importante mantenerle in un ambiente con temperatura costante, diciamo 10 gradi, è abbastanza umido. Io le tengo qui. Questo è un garage con una finestra da cui entra abbastanza luce, le ho tenute qui. Anzi, all'inizio le ho tenute addirittura qui, perché tanto non c'è bisogno di una luce del sole diretta, anzi. Nei primi 2 mesi, diciamo più o meno,
Va bene anche in una situazione di penombra. Tanto devono solo fare le radici, ambientarsi e l'importante è che non marciscano. Il pericolo più grande è che marciscano. Se tenete ad esempio un sottovaso, non lasciatelo riempire d'acqua, ma il terreno deve essere leggermente umido. L'ideale sarebbe spruzzarlo con quegli spruzzini, spruzzare un pochino di acqua, tenerlo, ma una volta a settimana più o meno, una cosa del genere. Poi quando vedete che fanno le gemme, da qui per esempio io l'ho messa qui per prendere più luce, perché allora sì, è importante la luce quando c'è una ripresa vegetativa, altrimenti le piante vengono fine e deboli, ok? Grazie per l'attenzione, buona vita di cuore. Ciao!